Calasette dal 1 agosto è senza medici di base. Ricorso d'urgenza di un comitato cittadino al Tribunale Civile di Cagliari per sbloccare la situazione. Pazienti costretti a viaggiare in traghetto per Carloforte. Bonifiche dall'amianto. La Regione ha presentato il piano da 32 milioni di euro. Al primo posto le scuole, ha detto Solinas, per la sicurezza dei nostri ragazzi. Si tratta di complessivi 93 interventi che interesseranno oltre le scuole anche ospedali ed edifici pubblici. Insediati i consigli comunali di San Giovanni su Erge, Gonnesa e Buggerro, i sindaci eletti Elvira Usai, Pietro Cocco e Laura Capelli hanno giurato e presentato le nuove giunte. La Monteponi è ancora a punteggio pieno in promozione. Domenica la squadra di Alessandro Cucu si è imposta di misura nel derby di Narcao con un gol di Michele Suella. Ben ritrovati su Canale 40, come avete sentito dai nostri titoli, Calasetta dal 1 agosto è senza medico di base. Già nel nostro telegiornale vi avevamo dato conto a suo tempo di questa notizia. A denunciarlo questa volta è un comitato composto da 32 cittadini di Calasetta, appunto, che dopo aver sollecitato l'ATS si sono rivolti all'avvocato Roberto Cao per presentare un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Cagliari per sbloccare, si spera, la situazione. I dettagli nel servizio. Il giudice ha fissato l'udienza per il prossimo 26 novembre. La notizia del medico di base che manca non è nuova. Fino al 31 luglio 2020 a Calasetta, che conta circa 3.000 abitanti, erano in servizio 3 medici di base. Da agosto uno è andato in pensione, ma l'ASL non ha nominato un sostituto. Così i suoi 900 pazienti sono stati, per così dire, consegnati agli altri due medici in servizio, che però nel giro di breve tempo hanno raggiunto il massimale previsto. Non solo, uno dei medici, si legge nel ricorso, era in regime di convenzione anche per Sant'Antioco e si doveva così dividere tra i due ambulatori. Ovviamente con conseguenti ripercussioni per i pazienti e in generale per i residenti di Calasetta. I cittadini si sono rivolti così al legale per sollecitare l'ATS, ma la lettera dell'avvocato Cao non ha sortito alcun effetto. Ad agosto 2021 anche i due medici che operavano a Calasetta hanno lasciato l'incarico. Da allora i pazienti sono costretti a spostarsi a Carloforte, viaggiando quindi in traghetto. Una situazione non più sostenibile che ha portato il comitato cittadino a rivolgersi ancora una volta all'avvocato. Ecco dunque il ricorso d'urgenza per ottenere l'assegnazione dei medici di medicina generale. Andiamo avanti. Amianto, presentato ieri il piano da 32 milioni della Regione per le bonifiche. Il presidente Solinas ha affermato che si tratta dell'intervento più importante mai realizzato. Al primo posto le scuole, ha detto Solinas, per la sicurezza dei nostri ragazzi. Si tratta di complessivi 93 interventi che interesseranno oltre le scuole anche ospedali e edifici pubblici. Vediamo insieme uno stralcio della conferenza stampa che si è tenuta ieri. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti a questa conferenza stampa che abbiamo voluto partecipare a tutti i mezzi di informazione perché riguarda un tema a noi particolarmente caro, e cioè la bonifica dall'amianto. Voi sapete che si tratta di un tema molto a lungo discusso, dibattuto, e per la prima volta la Regione mette in campo il più grande piano di eliminazione dell'amianto con 32 milioni di euro stanziati per le bonifiche. Grazie alla partecipazione ad un bando e con un progetto regionale presentato allo Stato, siamo tra le 4-5 regioni che per prime hanno presentato un piano organico e che prevede la messa in sicurezza primariamente di tutti gli edifici pubblici. L'importo più rappresentativo, 16 milioni, è per le scuole e quindi per la sicurezza dei nostri ragazzi. Trovo che fosse un qualcosa di inaccettabile che ancora nel 2021, in un momento in cui si parla di transizione ecologica e si ha un'attenzione particolare verso tutto ciò che è green, nelle scuole sarde, come nelle scuole purtroppo di tutto il paese, i nostri giovani continuassero a convivere con la presenza dell'amianto.
Questo piano ci consentirà di avviare immediatamente i lavori per un progetto generale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dall'amianto e la Regione intende assicurare questo progetto garantendo condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza, cancellando le tracce di questo pericolo per la salute pubblica che è già, vorrei ricordarlo, vietato da 27 anni. Il Ministero della Transizione Ecologica ha previsto nell'ambito del Piano Operativo Nazionale Ambiente FSC 2014-2020 risorse finanziarie per complessivi 385 milioni, di questi sostanzialmente la Regione Sardegna con il suo progetto è riuscito a ottenere circa il 10%. E adesso, come di consueto, gli aggiornamenti sui contagi da Covid-19. Sono 13 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 2.635 test eseguiti, di cui 784 molecolari e 1.851 antigenici. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva è invariato, 7, i ricoverati in area medica sono 44 e sono invece 1.294 le persone in isolamento domiciliare, quindi 13 in meno rispetto a ieri. Si registra il decesso di due donne di 66 e 92 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna e nella città metropolitana di Cagliari. E adesso parliamo di sanità, precisamente di Nuoro. Le gravi problematiche presenti all'ospedale San Francesco di Nuoro, appunto, hanno portato le organizzazioni sindacali dei medici dirigenti alla proclamazione dello stato di agitazione. Tutti i dettagli in questo servizio. Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria della Regione Sardegna hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale all'azienda sociosanitaria locale di Nuoro e preannunciano l'intenzione di indire lo sciopero con l'attivazione nei tempi di legge della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie prevista dalla legge 146 del 90 e successive modifiche e integrazioni. La situazione attuale del sistema sanitario regionale è drammatica, in particolare l'ospedale San Francesco di Nuoro versa in una carenza di organico che crea notevole carico di lavoro e rischi per il personale, si legge nella nota sindacale. Su mandato dell'assemblea dell'ospedale di Nuoro è stato chiesto lo scorso 4 ottobre un incontro, senza alcuna risposta, e in una nuova assemblea convocata il 19 ottobre, visto il progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e le mancate risposte, è stato dato mandato di procedere all'attivazione dello stato di agitazione. Quasi tutte le strutture ospedaliere dell'azienda sociosanitaria locale di Nuoro hanno carichi di lavoro oltre i limiti, con rischi anche per la popolazione. In caso di non accoglimento delle richieste e di esito negativo del tentativo di conciliazione, le segreterie sindacali dei medici dirigenti porranno in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale della sanità dell'azienda sociosanitaria locale di Nuoro. Al via la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid per i cittadini di Sennori con più di 80 anni di età. Venerdì 29 e sabato 30 ottobre l'ATS, in collaborazione con il Comune di Sennori, somministrerà il vaccino nella sala consiliare del municipio, appositamente allestita per l'importante servizio sanitario. Il coordinamento delle due giornate e i flussi di cittadini nella sala saranno gestiti dalla compagnia Baracellari del paese. La vaccinazione sarà effettuata secondo appuntamenti scaglionati in base al cognome, il cui orario sarà comunicato prima di venerdì. Per ricevere il vaccino sarà necessario recarsi nella sala consiliare nel giorno e allora stabilita, ovviamente muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Beniamino Garau è il nuovo sindaco di Capoterra, è stato eletto ieri al ballottaggio con 4.740 voti, il 50,95%, precedendo di stretta misura Beniamino Piga, che ha ottenuto 4.563 voti, ovvero il 49,05%. Il risultato del ballottaggio ha così capovolto l'esito del primo turno, che aveva visto classificarsi al primo posto proprio Beniamino Piga
con 4.530 voti, contro invece i 3.218 di Garau. Beniamino Piga al ballottaggio ha praticamente confermato i voti del primo turno, aggiungendone solo 33, mentre Garau ha ottenuto ben 1.522 voti in più. Ben ritrovati in studio per questa seconda parte del TG, come annunciato, ampiamente dedicata alla politica locale. È iniziata ieri pomeriggio la nuova consiliatura del comune di San Giovanni Suergiu. La sindaca Elvira Usai, confermata sindaca con il 65,80% dei voti, ha presentato giuramento e la nuova giunta. Il servizio di Giampaolo Cirronis. La nuova giunta presentata ieri da Elvira Usai porta i segni della continuità. Marco Zusa è vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e politiche giovanili. Gianfranco Ghisu si occuperà di lavori pubblici, territorio e viabilità, servizi cimiteriali e archeologia. Camilla Melis è assessore ai servizi innovazione tecnologica, ambiente, transizione ecologica e mobilità sostenibile. E Fisio Locci si occuperà di turismo, decoro urbano, attività commerciali, pesca e agricoltura. Alessandra Manca, infine, è assessore delle politiche sociali, sociosanitarie, famiglia, lavoro e pari opportunità. Elvira Usai ha tenuto a sé le deleghe al bilancio e programmazione, urbanistica e sanità. La sindaca ha presentato in breve le linee programmatiche e ha poi pronunciato il discorso di avvio di consiliatura. È seguito un breve dibattito sulle dichiarazioni programmatiche. La prima ad intervenire è stata Eloisa Carboni, candidata sindaca della lista Siamo San Giovanni Suergiu, seguita dagli altri quattro consiglieri di minoranza, Antonio Fanni, Mario Cocco, Eliano Cocco ed Erika Floris, e dagli assessori Marco Zusa, Gianfranco Ghisu, Camilla Melis e Fisio Locci e Alessandra Manca. Vediamo ora l'intervista realizzata con Elvira Usai. Elvira Usai, dopo 5 anni si comincia una nuova avventura. 5 anni fa c'era una grandissima emozione emersa con quel pasticcio nella vestizione della fascia tricolore. Oggi la vestizione è stata molto più semplice, ma mi pare che l'emozione sia ugualmente molto grande. Sì, un'emozione enorme, grandissima anche oggi, perché oggi si è riscritto un altro tassello della storia amministrativa di questo paese, cioè la riconferma di un sindaco donna. 5 anni fa hanno scelto di essere guidati da un sindaco donna, per questi 5 anni hanno riscelto di riaffidarsi alla mia guida e al sindaco donna nuovamente. Quindi è un onore che cercherò di portare sempre nel mio cuore tutti i giorni, sempre con umiltà, con grande senso di responsabilità, così come ho fatto in questi primi 5 anni. Più che un rinizio è una continuazione, perché i cittadini hanno detto, di San Giovanni Suergiu hanno detto in maniera inequivocabile, con quel 66%, che si doveva continuare con questo tipo di attività amministrativa, con questi progetti e con questa squadra. Nella continuità anche una parte della giunta confermata, continuità nel programma, anche per collaborare con gli altri sindaci del territorio, sia quelli non eletti che quelli che erano già in carica, a riscatto anche di un territorio che ha bisogno veramente di una spinta per risorgere. Sì, in questi anni si è lavorato tantissimo su tanti fronti con gli altri colleghi del territorio ed ora si continuerà a portare avanti proprio quei progetti. Pochi giorni fa abbiamo avuto notizia che dal Just Transition Fund sono stati accettati alcuni progetti, appunto, che formulati dal Sulcis Iglesiente in questo aprile 2021, quindi non ci può far che piacere continuare a lavorare con gli altri colleghi delle comunità vicine e soprattutto portare avanti quelle che sono le emergenze territoriali e non solo quelle che appartengono a San Giovanni Suergiu. E sempre ieri pomeriggio si è insediato anche il nuovo consiglio comunale di Gonnesa. Dopo il giuramento, il sindaco Pietro Cocco, 56 anni, eletto per la terza volta dopo le ultime due esperienze dal 2006 al 2016, ha presentato la sua nuova giunta, che risulta composta da Pier Giorgio Lenzu, che è vice sindaco e assessore con delega ai servizi sociali e all'ambiente, Antonio Locci, assessore lavori pubblici al patrimonio, Gabriele Meloni, assessore alle attività produttive, agricoltura, industria, artigianato, commercio e al decentramento per la frazione di Nurage Figus. Ancora Jessica Cara, infine assessore alla pubblica istruzione. Pietro Cocco ha tenuto per sé le deleghe al bilancio, sport e viabilità.
Adesso invece vediamo l'insediamento di ieri pomeriggio del nuovo Consiglio Comunale di Bugerru, eletto il 10 e 11 ottobre scorsi. La sindaca Laura Capelli, confermata per il secondo mandato, ha giurato e presentato la giunta che risulta composta da Massimo Chessa, vice sindaco e assessore con delega alla viabilità, Martina Rita Andreucetti, assessore con delega alle politiche giovanili e sociali, Simona Spada, assessore alla cultura, spettacolo ed eventi, pari opportunità, e Luana Medda, invece, pubblica istruzione, politiche ambientali e della pesca. Andiamo avanti con i comuni, questa volta non si parla però di elezioni. Oristano è stata confermata in testa alla classifica delle province più sicure d'Italia, a dirlo è la consueta indagine del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che da anni fotografa la situazione dell'ordine pubblico nelle 106 province italiane. Oristano è la provincia dove si registrano meno furti con strappo e tra quelle che fanno registrare meno danneggiamenti, truffe, frodi informatiche, sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, lesioni dolose, omicidi volontari e furti. Ancora una volta, una fonte autorevole certifica un'eccellenza della nostra città e della provincia, ha osservato orgoglioso il sindaco Andrea Luzzu. Le imprese dell'alimentazione della Sardegna rischiano una frenata produttiva per colpa dei rincari delle materie prime, delle energie e dei carburanti per l'autotrasporto. A lanciare l'allarme, Confartigianato Imprese Sardegna, in rappresentanza di panificatori, pasticceri e gelatieri, alla luce dell'aumento dei prezzi di farine, zucchero e uova, delle bollette elettriche e del gas, della benzina e del gasolio. Tutto ciò, ha detto Marco Rau, delegato regionale per l'alimentazione di Confartigianato Imprese Sardegna, sta innescando una pericolosa reazione a catena perché le difficoltà di approvvigionamento e i maggiori costi affrontati dai produttori poi ricadono anche su chi deve vendere al pubblico determinati generi alimentari e di conseguenza sul prodotto finito e sui consumatori. Ben ritrovati in studio a Porto Torres, a Balai, si è rinnovato il tradizionale rito dedicato alla morte di San Gavino. Vediamo. Si è rinnovato a Porto Torres il rito dedicato alla morte di San Gavino. La giornata è iniziata alle 9 di fronte alla chiesa di Balai, dove è stata celebrata la Santa Messa. Dopo la celebrazione ha preso il via la processione storica organizzata dall'associazione Ethnos Liba Inzini. Un corteo di figuranti in costume tradizionale ha percorso il lungomare a piedi e a cavallo fino alla spiaggia di Balai, vicino, dove si è svolta la tradizionale benedizione dei cavalieri. A malincuore, per via delle condizioni del mare, i componenti delle associazioni Assovela e La Prana hanno dovuto rinunciare a condurre il corteo di barche dal porto alla spiaggia. All'evento hanno assistito anche 18 partecipanti all'estemporanea di pittura organizzata dall'associazione TNT Global Art. Il concorso ha come tema ispiratore il martirio dei nostri patroni Gavino, Proto e Gianuario e l'abbigliamento tradizionale turritano, di cui sono attestate più foggie filologicamente ricostruite in anni recenti grazie all'impegno delle associazioni Ethnos e Intragnas. Siamo grati alle associazioni per aver riproposto un rito, quello della benedizione dei cavalieri, che ha radici secolari, ha detto l'assessora della cultura Maria Bassiana Cocco. E ringrazio chi si è messo a disposizione per rendere più coinvolgente questa giornata. Purtroppo il meteo non è stato dalla nostra parte e abbiamo dovuto rinunciare alla presenza delle barche, ma il colpo d'occhio sulla spiaggia di Balai era comunque di grande impatto, come hanno potuto verificare i pittori che si sono cimentati nell'estemporanea. E adesso lo sport, la Montepone continua a guidare a punteggio pieno la classifica del girone A del campionato di promozione regionale. Un gol di Michele Suella ha deciso il derby di Narcao e consente alla squadra di Alessandro Cuccu di affrontare con 2 punti di vantaggio il confronto diretto con il Villa Simius, prima inseguitrice in programma domenica a Iglesias. Vediamo dunque le interviste realizzate al termine del derby di Narcao da Giampaolo Cirroni con i tecnici Alessandro Cuccu e Marco Farci. Vediamo. Alessandro Cuccu, 5 su 5. Non è stata facile, ma alla fine ciò che conta sono i punti e sono arrivati anche questi. Siete ancora in testa. Il Villa Simius che ora aspettate al varco è alle vostre spalle.
Eh sì, non è stato facile, lo sapevamo qua, un campo difficile. Purtroppo non ci è andata neanche come doveva andare dall'inizio, però alla fine l'abbiamo portata a casa. Aspettiamo adesso... Con qualche tremolio su quel calcio di rigore, no? Sì, però sappiamo che ci affidiamo noi sempre a Fabio, quindi diciamo che è andata bene. Ecco, un portiere che fa la differenza a questi livelli. È un portiere che in questa categoria fa la differenza, non solo. Una squadra che comunque sta rispondendo, perché essere a punteggio pieno dopo 5 giornate, nonostante diciamo fosse questa l'aspirazione iniziale, non è facile, no? Sì, sì, no, ma la squadra è fatta di giocatori esperti di categoria, quindi sanno affrontare le gare come questa, un campo difficile, però l'abbiamo portata a casa perché hanno avuto l'occasione in arcao per pareggiare, però ripeto, abbiamo una buona difesa, un buon centrocampo, un buon attacco e giocatori di esperienza che sanno anche temporeggiare, rallentare e niente. Ecco, difficoltà cresciute anche dalle condizioni in meteo, i primi rigori dell'autunno. Sì, 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 è arrivata anche un po' di acqua e quindi era anche un po' il campo pesante alla fine, quindi scivoloso, però... Il Villa Simius è l'unica squadra che temete o anche la Pro Sigma potrebbe darvi fastidio? Ma secondo me siamo un paio, non è solo il Villa Simius, c'è la Pro Sigma, c'è l'Atletico Cagliari che è una bella squadra che abbiamo incontrato la prima giornata, non c'è solo il Villa Simius, siamo un paio. Marco Farci, 45 minuti possiamo dire sostanzialmente equilibrati, poi nel secondo la parte si è un po' squilibrata a favore della Monteponi, il gol, ma nel finale avete avuto una occasione irripetibile. Sì, sono d'accordo con te, sul primo tempo si è giocata alla pari, il secondo abbiamo un attimino sofferto, ma è anche normale, è la capolista, non abbiamo comunque dato molte occasioni all'avversario, al primo tiro, al secondo tempo hanno fatto il gol, poi la mia squadra comunque non ha mollato, hanno tenuto duro. Peccato, non siamo stati premiati col rigore, però fa parte del gioco. Io l'unica cosa che sono contento della prestazione, dobbiamo continuare così, ci dobbiamo credere, le prossime partite giocando così saremo sicuramente premiati. Ecco, è una squadra che ovviamente si deve salvare. Assolutamente, con tutte le nostre forze ci dobbiamo provare, questo è il nostro compito e questo è il nostro obiettivo. Prima giornata d'autunno anche per il tempo. Eh sì, è stato... Io non mi sono neanche reso conto che stava piovendo, che stesse piovendo, scusa. E quindi niente, dai, speriamo bene adesso di continuare a lavorare, di recuperare alcuni infortunati e poi pesa, domenica prossima. Pesa la quarta sconfitta consecutiva? Certo, è pesante soprattutto per il morale, ma i ragazzi si stanno allenando sempre, puntuali, con tanto impegno, quindi io sono fiducioso per il proseguo. Ecco, per 45 minuti, come abbiamo già detto, non è emersa una differenza di valori quale mostra la classifica. Per questo che vanno fatti i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi hanno fatto veramente una grande prestazione. Un girone a 14 un po' anomalo rispetto al solito. Eh no? Sì, c'è poco margine di errore, quindi dobbiamo riprenderci, speriamo da domenica prossima in casa di riprendere a fare i punti e interrompere questa striscia negativa sicuramente. Con lo sport è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui, aver scelto anche oggi l'informazione di Canale 40. Vi do appuntamento alle prossime edizioni, mentre subito dopo di noi le previsioni meteo e poi Noas in Cur sul telegiornale in lingua sarda. Grazie ancora, arrivederci.